Allora, la negazione dei diritti della difesa, questa è un'altra cosa che a livello giudiziario è terrificante, no? Uno l'ha portato all'inizio, no? Io non capivo, dico, ma perché? Ma che sono pazzi? Cioè, quando l'avvocato difensore chiede che assistano o partecipino alla perizia balistica i due periti balistici nominati dalla difesa, che sono due esperti ufficiali carabinieri, il giudice di Collam nega il diritto, dice no, come no? In Italia una cosa del genere, l'avvocato immediatamente chiede la ricusazione del giudice, il giudice viene mandato a chiamare al Consiglio Superiore della Magistratura, il quale gli dice: ma lei è pazzo, la dobbiamo sospendere dal ruolo e dallo stipendio. È ovvio, no? Perché? Perché produrrebbe atti giudiziari con valore zero. Allora la domanda era: perché l'Italia non ha reagito in quel momento? Va bene? Perché? Questo si spiega col fatto che la magistratura indiana deve compiacere le decisioni dell'autorità politica del giorno 16, qui siamo già al 29, ma non spiega perché l'Italia, addirittura per bocca di quell'imbecille del dottor De Mistura, dichiari che la perizia balistica indiana è trasparente, è ridicolo, cioè la perizia balistica fatta senza i pendi della difesa. Oh, il depistaggio, abbiamo pure come nella migliore tradizione un episodio di depistaggio, no? Che non poteva mancare in tutta questa situazione. Il 4 aprile 2012 TG1 e TG2 mostrano alcuni stralci della perizia balistica che proverebbe la responsabilità italiana. Trasmettono 8 pagine che chiaramente noi ci salviamo subito, le mandano sulla TG1 e TG2 delle 13 e delle 20:30, quindi a reti unificate con 60 milioni di italiani sanno che i due sono colpevoli e lo prova la perizia balistica indiana. La perizia balistica indiana è un ignobile falso, però coi timbri veri, coi timbri del tribunale di Collam, credo che sia. Perché? Perché è tutto taroccato. Tutti questi documenti, proprio laddove si dà la colpa agli italiani, sono modificati. Voi vedete che in certi punti si vede addirittura traccia dello scritto successivo. Le parti modificate sono scritte con una macchina da scrivere differente, cioè mi ci è voluto una serata per verificarlo, no? Una volta salvati i documenti, perché? Qualsiasi perito giudiziario sa che la prima cosa che deve fare è controllare l'integrità dei documenti, perché nei documenti giudiziari non è ammessa nessuna abrasione o cancellatura. Tutti sanno che se sbagli una battuta devi riscrivere tutta la pagina e che se c'è una modifica va postillata, va firmata da 100 persone. È ovvio, no? Quindi non posso trovare in una pretesa perizia balistica che tu mi hai riscritto i nomi con una macchina da scrivere, è una buffonata, va bene? Fa parte di quello che le autorità indiane devono ormai tenere in piedi perché le loro autorità politiche hanno deciso che la colpa deve essere degli italiani. Il peschereccio, distruzione di reperti giudiziari, in Italia si becchi da 3 a 5 anni. Il peschereccio, va bene? Contiene i microresidui, le particelle metalliche, dei proiettili, i microresidui di polvere da sparo, contiene una serie di informazioni incredibili che si possono tirare fuori, no? Io vado sui buchi, eccetera, eccetera. Quindi il fatto che tu lo lasci distruggere impedisci a che la difesa possa esercitare i suoi diritti. Un'altra volta è nullo tutto quello che hai fatto. In Italia sarebbe nullo, in più sarebbe pure in galera quello che ti sarebbe peschereccio. C'è poco da fare, è come se io entrando nell'hangar de Ustica e mi aspetto di trovare Vittor D19 e dice: no, sa, l'abbiamo affondato. Come affondato? Dice: no, l'abbiamo affondato perché abbiamo ridato al padrone, il padrone ha, cioè, cose da pazzi. Tutto questo che io mi trovavo di fronte man mano che lavoravo doveva avere una spiegazione logica. La spiegazione logica è quella che abbiamo visto all'inizio. È stato deciso politicamente che i nostri due erano colpevoli. Il rapporto Viroli, questo pure è l'altro elemento. Allora, il rapporto Viroli, l'ammiraglio Viroli è la seconda autorità della nostra Marina Militare e
il rapporto fotografa la situazione dell'inchiesta indiana all'11 maggio 2012, quindi circa 3 mesi dopo i fatti, e resta segreto fino a che Repubblica, con 2 articoli, ne parla e lo descrive. E che viene fuori dal rapporto Viroli? Viene fuori che le matricole dei fucili, indicate nella famosa perizia balistica truccata, che dimostrerebbe la prova del girone della colpevolezza del girone della torre, sono le matricole dei fucili dei Marò, Andronico e Boglino, cioè dei altri 2. Allora, gli indiani non sanno che nelle forze armate speciali, nelle forze armate italiane, almeno nelle parti speciali, non si usa più prendere il fucile da rastrelliera, come si faceva al tempo del nonno. Ogni militare ha in dotazione la sua arma personale col tanto del numero di matricola, risponde a livello civile, a livello penale, eccetera, c'è una cosa seria. Poi, dato che stiamo parlando dei fucili Beretta R70, che hanno la diottra, bla 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 bla, ogni militare si deve adattare al modo proprio di sparare. Insomma, gli indiani stanno tenendo prigionieri Girone e la Torre, quando nei pezzi di carta che producono ridicoli, diciamo pure, dicono che i corpioni sono Andronico e Boglino. Dato che la responsabilità personale e la penale è personale, insomma, non c'è nemmeno bisogno da dirlo. Loro c'erano 6 fucili sequestrati, ne hanno presi 2 a casaccio, ci hanno sparato sul peschereccio, si sono create le prove contro i nostri false, però hanno sbagliato fucili. Questo è semplice, no? Cioè, io sono sicuro che se vado in tribunale con questi argomenti, il giudice mi dà ragione, non è che mi porta a torto. Analisi tecnica, questo vabbè, parecchio tecnico, insomma, lasciamo stare, però io ho fatto tutta l'analisi in 3D, ovviamente in realtà virtuale, sono stato uno dei primi del mondo a farla su Ustica, quindi figuriamoci su questo evento, per controllare gli angoli di sparo, controllare tutto quello che si doveva controllare, ovviamente, ho preso in esame tutto, i punti di impatto dei proiettili sul peschereccio e così via. Preso in esame i fori d'entrata e d'uscita che si vedono sulla cabina del peschereccio e così via. Sono riuscito a misurare, lavorando sulle percentuali, l'angolo d'impatto dei proiettili. Il risultato qual è? Il risultato è che se si fosse sparato dall'ala di plancia di destra della petroliera, quindi da 24 metri di altezza, da 500, 300, 100 metri, l'angolo di impatto del proiettile sarebbe stato quello che vedete in giallo, invece l'angolo di impatto del proiettile vero è quello che vedete in rosso. Quindi al peschereccio hanno sparato da un'altra barca che aveva più o meno la stessa altezza sull'acqua. Questo ci dice l'angolo di impatto del proiettile che è possibile verificare sulla cabina del peschereccio. Insomma, queste sono cose tecniche che magari ci divertono fra periti, no? È inutile stare a... poi vabbè, c'è l'inattendibilità dei testimoni a carico, no? Il testimone la sera che scende dice che hanno sparato alle 9:30 di sera, poi cambierà versione e in tutte le varie testimonianze che darà la stampa dirà che hanno sparato alle 4:30. Però sbaglia sempre la localizzazione, non riesce mai a mettersi nel punto in cui era la Erika Lexi alle 4 del pomeriggio. Si mette una volta 50 km avanti, una volta 50 km indietro e così via. Morale della favola, il testimone inattendibile.